Niente posticipo in questo sabato di Premier League, grande esclusiva di Fox Sports. Si chiude all'Hawthorns, dove i Saints di Pelé provano a cercare la quinta vittoria in trasferta consecutiva. Peccato che la partenza dei Baggies sia dirompente, quasi quanto la legnata che Saido Beraino spara dietro alle spalle di Forster. Undicesima rete in campionato per il promettente inglese, sempre più indispensabile nell'undici di Tony Pulis. Il nazionale approfitta di un intervento non preciso di Maya Yoshida per battere guardia meta ospite. La reazione del Southampton arriva nel secondo tempo quando Morgan Schneiderlin sfiora il pari su un calcio di punizione tagliatissimo che fa davvero la barba al palo. Ancora molto convincente il centrocampista transalpino che sarebbe nel taccuino di diverse grandi d'Europa. Sfortunato davvero in questa occasione, anche se forse McCauley ci sarebbe potuto arrivare. I Saints continuano a spingere sempre sulla corsia di sinistra. La discesa e il bel cross di José Fonte non trovano però pronta la zampata Graziano Pelle che liscia clamorosamente il tapino a un passo da Foster. Topica davvero imbarazzante per il nazionale azzurro che non segna da Natale. Occasionissima buttata malamente. Il West Brom non demorde, regge alle sfuriate degli ospiti e prova a colpire ripartenza andando vicino al raddoppio grazie alla gran botta di Darren Fletcher che però non trova lo specchio della porta. Sbilanciata al momento del tiro l'ex Manchester United che non riesce a tenere bassa la traiettoria. Il forza indisperato dell'undici di Rambo Coman dura fino all'ultimo secondo, ma nonostante i tentativi ripetuti il gol del pareggio non arriva. Qui ad esempio la palla buona arriva all'ex juventino Elia che però non riesce a far altro che spararla larghissima. Pesante battuta d'arresto per i sorprendenti Saints che potrebbero essere superati domani da Liverpool. Non c'è tempo per altro. All'Hawthorns finisce West Bromwich Albion 1, Southampton 0.